Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. A Bairo c'è una manifestazione che è un fiore all'occhiello del paese. È talmente bella e talmente successo che la Proloco, che la organizza, ha deciso di raddoppiare l'appuntamento e oltre a quella che si tiene in novembre ha deciso di realizzare una prima edizione primaverile. Ne parliamo oggi con Dario Sassoè della Proloco di Bairo. Benvenuto. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Mercatino sì. Di primavera. Esatto, mercatino di primavera. Abbiamo cercato di raddoppiare il mercatino che solitamente facciamo a novembre, visto la grossa richiesta dei nostri ormai amici espositori, e perché non ne fate anche uno? E allora abbiamo cercato di raddoppiare questo evento e l'abbiamo denominato mercatino di primavera, anche se primavera sta latitando un pochino. Sì, infatti si terrà domenica 19 maggio. Sì, domenica 19 maggio dalle 7 del mattino fino a ora tarda, e cercheremo di riproporre più o meno quello che sono gli eventi del mercatino di novembre con qualche piccola novità. Avremo come sempre il solito zabaglione, che ormai è il nostro fiore all'occhiello, che diciamo sinceramente qualcuno corre dietro la Proloco di Bairo per poterlo assaggiare nei nostri eventi. Quest'anno faremo anche i friccioli al pum, le frittelle di mele, dal pomeriggio dalle 14 in avanti, e se qualcuno vuole anche prima. Avremo Cinzia e Eric con il suo sax e la fisarmonica, che gireranno per il paese a suonare i loro brani. Avremo nel dopolavoro, sotto i portici del comune, i modellisti con l'associazione Model 296 di Venaria, che ormai sono degli amici, sono già venuti a Bairo e hanno accolto con fiducia la nostra richiesta di evento. Avremo poi i soliti per i bambini, la scuderia Piasenti con i pony, con il battesimo della Selva, totalmente gratuito, perciò portate i vostri bambini. E poi avremo una novità, avremo dall'Astigiano un'associazione di falconeria che porterà i loro animali a fare delle dimostrazioni nel nostro paese. Avremo dei falchi, avremo delle poiane, adesso non so sinceramente gli animali che portano, però è una novità che stiamo cercando di... alcuni anni li stavamo seguendo e finalmente quest'anno siamo riusciti ad averli tra di noi. Cosa voglio dire di più? Quest'anno il mercatino non avrà l'adesione che abbiamo il mese di novembre, però siamo già arrivati ad avere una sessantina di adesioni come hobbisti e come artigiani. Avremo un paio di dimostrazioni di tornitura del legno e speriamo che ci sia molta adesione del pubblico e che il tempo ci aiuti. È normale che ci sia un'adesione inferiore perché comunque ci sono mercatini e sagre, esatto, e un po' dappertutto. Quindi. Però è la prima edizione, cerchiamo di poterla invogliare ad avere successo, magari il prossimo anno, e poterla riproporre o in questo periodo o anche prima, se poi è possibile. Perché giustamente, come dici te, domenica 19 ci sono un sacco di eventi sul nostro territorio. Però il nostro mercatino è unico. Sì, poi comunque sono tutti eventi differenti, esatto, tra loro, quindi bene o male. C'è da sottolineare che gli espositori che sono presenti ai vostri mercatini sono sempre selezionati, sono sempre di qualità. Sì, questo è un lavoro che tra me e i miei vari collaboratori, amici, cerchiamo di seguire, visitare i vari mercatini che ci sono in giro, fare una cernita tra le bancarelle più belle e quelli che propongono delle attività nuove, perché sinceramente mi stupisco che nel sottobosco, diciamo sottobosco, ci siano della gente che riesce a produrre e a fare delle attività che neanche uno può pensare.
come dico, quest'anno avremo di nuovo la ragazza, una brasiliana che lavora l'oro biologico, che non sapevo effettivamente che esistesse. È un'erba che importa dal Brasile e fa dei monili, delle collane, degli anelli. E tutti gli anni cerchiamo sempre qualcosa di nuovo. Poi speriamo che l'adesione e la gente possa venire a vedere la fatica che facciamo, perché poi alla fine è una fatica correre dietro questi eventi, tempo rubato eventualmente qualche volta alla famiglia, però non diciamo. Un'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire: anche per i bambini avremo la Trucca Bimbi, che come tutti gli anni truccherà tutti i bambini che avranno voglia di farsi pitturare. E dico francamente, ci sono anche alcuni adulti che possono usufruire di questo evento. È un po' di goliardia ci vuole. Esatto, certamente, certamente. Espositori saranno quindi hobbisti e anche prodotti gastronomici? Sì, noi cerchiamo sempre di valorizzare un pochino quello che è il prodotto del territorio. Avremo alcuni operatori del settore, come dei salumi e dei formaggi, avremo il miele biologico e meno. Cerchiamo appunto di invogliare la gente a conoscere quello che sono i prodotti che ci dà il nostro territorio. La cosa che mi preme dire e che in questa ricerca ho trovato molti, molti giovani che stanno cercando di emergere su questo tipologia di mercato. Non sono solo più gente che vuole andare a lavorare in fabbrica, mi si mette e si tira sulle maniche a lavorare la terra o a usufruire dei prodotti che la terra ci dà. Certo, sì, c'è un ritorno alla cultura importante. Esatto. Com'è nata questa formula? Vabbè, in questo caso è il mercatino quello d'autunno, però quello prima vale dire bene o male riprende la stessa forma. Com'è nata questa idea? Ma questa idea è nata appunto, come dicevo prima, dalla forte richiesta che ci sono dei nostri affezionato. No, ma il primo mercatino? Il primo mercatino è nato esattamente 22-23 anni fa con i miei predecessori, che hanno cercato di fare un mercatino un pochino sull'onda di quello che c'era nel vario territorio. Se non vado errato, e così mi hanno detto, siamo partiti con 4-5 bancarelle. A novembre dell'anno scorso ne avevamo 108. Secondo me è anche merito della nostra associazione e del nostro direttivo, che ha cercato sempre di aumentare quello che è la piazza. Siete una bella proloco, una bella associazione con tanti giovani, la presidente stessa. Pochissimi giovani, purtroppo. No, la presidente stessa è giovane. Sì, la presidente stessa sì, però deve anche aver pazienza e sopportare noi anziani, perché purtroppo cerchiamo di invogliare la gioventù di Bairo a entrare nella Proloco, però con gli impegni del lavoro, gli impegni di studio, che sono sempre un po' restii. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Finché la salute ci tiene, noi andiamo avanti. Poi speriamo nelle nuove generazioni. Quindi domenica 19 maggio dalle... Noi no, dalle 5 saremo già 5. In piazza, però dalle 7:30 si può piazzare i gazebo nel nostro territorio. Adesso in questi giorni faremo poi una planimetria per la disposizione, così come gli espositori arrivano avranno già il loro posto assegnato, anche per evitare, perché poi dopo il nostro paesino è piccolino, non abbiamo delle grosse piazze. E poi c'è sempre qualcuno che si lamenta, o che speriamo che tutto vada bene. Sicuramente. E poi dalle 9 potrà affluire il pubblico? E dalle 9, solitamente 9:30 il pubblico affluirà. Come dico, molta gente già alle 10 del mattino ci chiede lo zabaglione. Se possibile lo faremo, avremo le torte prodotte dalla Proloco e dagli amici della Proloco. E speriamo in bene, proprio quello che ci preme in questo momento. Vogliamo aggiungere ancora qualcosa? Niente, volevo ringraziare voi perché ci date sempre la possibilità di fare visibilità ai nostri eventi.
E poi vorrei anche dire che il 1° di giugno saremo a Pont, che fanno uno street food. Saremo presenti con gli agnolotti, con il ragù, saremo presenti con i tomini, lo speck e il nostro cavallo di battaglia, lo zabaglione, che da quello che so piace anche a voi. Esatto, esatto. Non so se hai visto gli occhi che sono illuminati, certo. A sentirlo nominare. Certo. Bene, quindi lanciamo un appello. Sì, poi dopo ci saranno gli eventi normali, certo. Saremo poi a luglio, saremo poi a Brandizzo, poi ci saranno a Maglio, le varie sagre che certo. La Proloco ormai è anni che partecipa e che siamo contenti di avere un certo ritorno. Quindi siete molto attivi e venite comunque invitati a vari eventi. Sì, esatto. E vediamo di fare il nostro meglio. Perché portare, diciamo, un pezzo di Baero negli altri. Certo, territori. Anche perché, come dicevo prima, molta gente ci segue e ci chiede dove siete la prossima volta, dove vi possiamo ritrovare. E questo sinceramente fa piacere per noi che fatichiamo, però alla fine giornata abbiamo anche delle grosse soddisfazioni. Vedo. Lanciamo un appello ancora per il mercatino di primavera. Sì, mi aspetto. Vi aspettiamo tutti domenica 19 maggio a Baero, dalle 9 del mattino noi saremo operativi, venite con più gente, fate passare parola e speriamo che il tempo ci aiuti e speriamo che il prossimo anno si possa rifare questo mercatino di primavera con magari delle novità nuove, chissà, vediamo. Anche questa è la prima edizione, quindi crescerà. Esatto. Questo è un lancio, vediamo un attimino. Ne abbiamo parlato un po' col direttivo e ha detto proviamo finché c'è la voglia e c'è la possibilità di poter correre avanti e indietro, facciamo. Dopodiché, una volta che è avviato, quello di novembre ormai viene da sé. In automatico, sì. E questo lo porteremo che venga da sé. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità, vi aspettiamo a Baero, solitamente per lo zabaglione e per altre cose, anche per fare quattro parole con voi. Grazie mille. Grazie. Quindi domenica 19 maggio a Baero, mercatino di primavera, non mancate, non resterete delusi e continuate a seguire Obiettivo News.